cari amici, oggi è un momento particolare della storia del mondo, perché sono di ogni tempo, ecco, sono di ogni tempo tante cose, non solo del mondo, ma di ogni tempo, di ogni tempo sono successe tante cose di cui noi vogliamo trattare, ma noi ne vogliamo trattare alla luce di alcuni libri che vi voglio far vedere, che sono molto importanti per capire il mondo. Uno è il libro del nostro ex amico Diego Fusaro, ex amico perché è molto tempo che non incontriamo più. No, ma anche perché ci ha sempre snobbato. Ma lui va avanti per la sua strada, che c'è bisogno. Ed è questo, Pensare altrimenti. Poi, due libri di un grandissimo pensatore, il politologo, perché è quello che è stato riconosciuto ufficialmente. Parla di Lovecraft, avevamo parlato di lui, esattamente. Lui parla di tutto qua, di tutto, ed è un uomo, è stato un uomo leonardesco, enciclopedico, faceva anche il pittore, e di tutto. Professore all'Università di Milano, estensore di non so quante rubriche su giornali e riviste, cioè non era il classico, come dire, personaggio intuitivo che, chiuso in se stesso, lascia poi qualcosa tipo Lovecraft, tanto per dirne uno da lui citato, ma era un tipo istituzionalizzato al 100%. Tuttavia, siccome ha espresso un pensiero veramente leonardesco, enciclopedico, vi faccio vedere due libri. A noi ci piace farvi vedere le sue opere per invitarvi a leggere, per capire il mondo, perché il mondo è questo, è quello che è nascosto qui. Uno è questo, Le coincidenze significative, e l'altro, Esoterismo e politica. Questo libro è importantissimo perché fa vedere come nel retroscena, dietro agli avvenimenti politici, ci sono sempre intenzioni esoteriche, e questo libro è molto bello per far vedere queste cose. Poi abbiamo un altro libro, che è questo qui. Questo libro è stato scritto da una persona che ha fatto un po' tutta una sintesi dei punti più importanti e più significativi tra le opere che in questi ultimi 50 anni hanno denunciato la realtà del mondo nel quale noi viviamo, dove in retroscena, dove l'esoterismo, dove gruppi esoterici hanno operato allo scoperto e anche al coperto. L'ultimo libro che voglio far vedere, perché è un libro che descrive questa situazione con un po' di anticipo, perché è il libro di José Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, che è questo qui. Anche questo è un testo importantissimo perché descrive la realtà del mondo attuale, che non è, attenzione, la ribellione delle masse, la gente va a pensare subito che le masse concepite idealmente da Lenin, Marx, eccetera, no, il titolo è comprensivo di una situazione di mossa e contromossa, per lo più vista esotericamente, anche questo, se no non lo facevo vedere qui, capito? E adesso, detto questo, facciamo due considerazioni sull'attualità. Hai parlato di esoterismo, spiega cos'è l'esoterismo, perché la gente magari non lo sa. Vedi, la cosa più complessa è quello di spiegare cos'è,
cos'è l'esoterismo? L'esoterismo è tutto ciò che riguarda situazioni occulte che vanno da quelle psichiche, attenzione, a quelle spirituali. Mistiche, diciamo, va. C'è anche l'aspetto mistico nell'esoterismo. Tutte queste tensioni, modalità comportamentali e ideologiche, convergono, la filosofia è la parte esterna, esteriore, certo, dell'esoterismo, ma la parte interna, tant'è vero che si chiama anche occultismo, perché molte pulsioni di persone, di individui, nascono, di organizzazioni, si manifestano occultamente, cioè. Esattamente, o hanno difficoltà a produrre una presa di coscienza. Dico questo perché c'è una cosa importantissima che succede sotto gli occhi di tutti e nessuno o pochissimi riescono a percepirla, perché un conto sono gli avvenimenti, un conto quello che c'è dietro. Ci riferiamo a due situazioni recentissime. Una, l'attentato a Trump, e l'altra che hanno carcerato, cari amici, buona parte di voi saprà perché se ne parla in continuazione, ci sono moltissimi programmi televisivi. Chi l'ha visto? Che tra, anche chi l'ha visto, è stato in diretta, quell'altro bellissimo programma Quarto Grado, a cui partecipano studiosi, psicologi, psichiatri, criminologi, uomini di legge, e dove ognuno esprime la sua opinione. Da una parte questo programma ci fa vedere la massa enorme di crimini che avvengono giornalmente in Italia, dall'altra ci sono le varie interpretazioni dei comportamenti dei singoli attori. Allora, la cosa che maggiormente... Oggi, adesso, mentre venivo, nell'ascensore c'era una signora che mi guardava molto ingattesco, così, diciamo, dove diffidente. Dove è scesa? Qua, nel piano qua. Ah, la signora. Non... Vabbè, ho capito io. E stava su chi va là, non conoscendomi. No, e aveva anche ragione, poi dopo ti dirò perché. No, non per te, per lei. Allora, ciò detto, c'è un aspetto che è anche simbolico, perché poi negli avvenimenti c'è sempre l'aspetto simbolico. Un bel momento ci hanno messo un anno e mezzo, per il famoso delitto di Rimini, hanno fatto gran cassa dappertutto. Dappertutto. Le ricerche, eccetera, e poi chi hanno arrestato il negro. Quello dice uno, ma dice se è lui stato il colpevole, ma no, non è detto che sia stato lui. Non lo sanno e non lo sapranno serviva mai. Serviva il capro. Eh? Serviva il capro. Oh, ma più che servire il capro, il negro. Prima fosse stato negro, ci sarebbe successo altre cose. Adesso vedrete che succederà al finimondo. Però il dato simbolico, coincidenziale, ecco, esoterismo e politica, è questo qui. Poi dietro c'è il solito aspetto molto sessuale, perché sono venuti a capo che qui c'era una relazione, questa relazione sembrava finita, invece non è vero, ha continuato, eccetera. E anche questo è molto naturale, perché insomma quando c'è una relazione di un certo peso, diciamo così, e poi sai, i negri sappiamo che hanno delle particolari qualità. Non è vero. Sono usciti degli studi che dicono che l'italiano ce l'hanno più. Ah sì? Sì. L'italiano medio ce l'ha 12 cm, il negro medio 11,50. Porca miseria. Non l'avrei mai immaginato. Vabbè. Grande gloria per l'Italia! Oh,
E fra gli europei sono quelli che ce l'hanno più. Più? Più di che? Più di lungo? Più. Più, di più. Gli italiani? Sì. Hai capito perché Rodolfo Valentino? Gli italiani, perché gli cercavano sempre gli italiani e stranieri? No, questo è sempre successo, ma io pensavo che ci fosse un altro aspetto, un aspetto romantico. Sì, sì. O sole mio. Adesso hanno trovato che in Giamaica ce l'hanno ancora un po' più lungo. Porca miseria, porca miseria. E quindi il turismo femminile. Abbiamo, ecco, questa è la ragione. Questa è la ragione per cui il turismo femminile propende verso quei posti meravigliosi. Vabbè, l'altra cosa che appunto volevo dire, che riguarda appunto l'attualità, è l'attentato a Trump. Allora, di intanto tu la tua opinione, io dico la mia. Allora, la mia opinione è che sicuramente i servizi segreti erano d'accordo. Non erano d'accordo. Erano consapevoli e consenzienti. No, consenzienti, perché vorrebbe dire che i servizi segreti, che sono un'organizzazione al servizio dello Stato, potevano propendere per l'uno o per l'altro, che non è vero, però c'è un'altra cosa. Prosegui comunque. Beh, è chiaro che dando per scontato, sicuramente qualcuno già lo aveva intuito o comunque era consapevole che ci sarebbe stata questa cosa, questo evento, è chiaro che c'era qualcuno a cui faceva vantaggio e altri a cui faceva svantaggio. Oh, è lì che bisogna andare a indagare. Sì, però io entrerei poi, nei comportamenti. Come diffidente in assoluto posso pure pensare che era un auto tentativo di come si dice? Di strage. Di auto promozione. Di auto, come cavolo si dice la parola giusta? Non mi viene. Vabbè, insomma, che era una forma di auto. Oh, porca miseria, mia. Autopromozione, che cosa vuoi dire? Sì, di autopromozione da una parte, ma anche di auto. Vabbè, non mi viene la parola. Vabbè, io comunque dico la mia allora. La mia è proprio questa. Dunque, è complessa, ma va detta. Qui abbiamo un caso particolare di una persona particolarmente fredda. Grande tiratore. E chi sono stati altri grandi tiratori? Uno è stato Lee Oswald, accusato ingiustamente di aver attentato a Kennedy, mentre noi sappiamo perfettamente la mafia, che appunto, un uomo della mafia, che Kennedy, no, Oswald è stato ucciso da un uomo della mafia giudaica. Certo. Il quale si è presentato lì mentre lo portavano, i due che lo portavano, poi si vede perfettamente che quando i due hanno visto che Ruby, cioè Rubinstein, si è avvicinato, loro l'hanno messo proprio perché venisse ucciso da Rubinstein. Attenzione, il tiratore era comunque un tiratore freddo. È molto preciso. Un altro grande tiratore, maestro, è quello che ha sparato al Papa, un lupo grigio. Alia già. Esatto. Questo lupo grigio ha sparato al di sopra delle teste delle persone. Non prendendo la mira poi, tra l'altro. Non lo poteva prendere perché sparava così. Sì, sì. Però era talmente freddo e talmente addestrato che è riuscito a cogliere il Papa nella pancia, mentre la macchina del Papa era in movimento. Poi è successo quello che sappiamo, il Papa è andato a trovare questo personaggio, il personaggio probabilmente gli ha detto esattamente chi l'aveva ingaggiato.
E questo per dare l'idea di che cosa significa avere la mente freddissima e i nervi saldi. Quindi non sei una persona così, qualunque, estraneo. Tant'è vero che poi spesso, quando si può, queste persone vengono fatte fuori. Parliamo di Lee Oswald e parliamo anche... Regolarmente? No, regolarmente no, perché Lee Oswald sì, l'assassino, ma... L'assassino di Orsini? Chi è l'assassino di Orsini? No, Orsini è stato assassinato o no? Felice Orsini. No, Felice Orsini... allora... Felice Orsini è stato un mio concittadino. Io sono molto onorato di essere il concittadino. Insomma, lui era romagnolo. Anarchico? No, era repubblicano. Mamma. Questo personaggio è stato anche capo di Stato Maggiore della Repubblica Romana nel 1849. Poi, per una serie di strane situazioni, è stato carcerato alla... in un non era lo Spielberg, ma era lì vicino, a Verona mi pare, a Novara, bravo, dove impiccavano i patrioti italiani. Come si chiamavano? I martiri Belfiore. Ma esattamente, i martiri di Belfiore. E lui si è salvato perché è scappato dal carcere, quello era un carcere duro. E lì entriamo nelle coincidenze e nelle supposizioni. Ma perché l'hanno lasciato scappare? Perché doveva attentare a Napoleone III. Non perché l'avessero convinto di attentare a Napoleone III, ma perché lui sicuramente si era lasciato scappare qualcosa relativamente al fatto che Napoleone III cosa aveva fatto? Aveva acquistato la Provenza italiana? No. No, quello è avvenuto dopo. Quello è avvenuto dopo il 1859. Ah, sì, certo. Che cosa ha fatto? Ha conquistato... L'impero. No, ha conquistato la Repubblica Romana del 49. Ah, certo. Ah, beh, lui giusto, era nella Repubblica, comandante della Repubblica Romana. Esatto. Certo. Capo di Stato Maggiore delle truppe garibaldine, non della Repubblica Romana. Certo. Non delle truppe della Repubblica. Ex papali. Le truppe papali, quando c'è stata la Repubblica, si sono messe subito al servizio della Repubblica Romana. E questo è un fatto importantissimo che nessuno lo dice. E anche perché poi la maggior parte delle persone, le pochissime che conoscono e sanno qualcosa della Repubblica Romana, credono che gli unici difensori della Repubblica Romana siano stati i garibaldini, che non è vero. Quindi lui è stato, sicuramente è stato lasciato scappare. Lui racconta nella sua autobiografia, che è bellissima, le peripezie che ha dovuto sopportare per scappare da quel luogo di pena che obiettivamente capita poche volte. Come dire, la fuga dalla Guyana, no? Papillon non è uno scherzo, ci sono tutta una serie di situazioni. 80 miglia nautiche in un mare infestato dai coccodrilli. No, dai coccodrilli. Caimani. Allora, ma c'è stata un'altra persona che è riuscita a scappare dalla Cayenne. Ed era uno dei compagni di congiura proprio di Felice Orsini. Questo compagno... Io tanto sempre per parlare di coincidenze significative. Questo compagno di sventura era un agente segreto, era italiano,
ma era un agente segreto inglese. Dopo l'attentato, che è costato la vita a una ventina di persone, sia Felice Orsini che altre due sono stati arrestati, condannati e ghigliottinati. Lui invece no, vedi caso. Però l'anno, perché lui, la storia di questo personaggio è eccezionale, parliamo sempre di coincidenze significative. Questo personaggio... No, ma quando tu vai a cercare certe coincidenze, ti arrivano. Sì, appunto. Si verificano. Sì. E appunto, questo è esoterismo. Allora, ci sono dei momenti in cui vai a giocare all'otto e vinci, oltretutto. Queste sono coincidenze significative. E altre volte, cioè più delle volte, non vinci. Ma quando ti senti di giocare un certo numero, vedi caso che quel numero esce. Il personaggio che fu salvato, dicevo, dalla ghigliottina, fu condannato alla Cayenna, dalla quale riuscì a fuggire. Fuggì e approdò negli Stati Uniti. Non sapendo cosa fare, si arruolò nel settimo cavalleggeri, quello di Custer. Quello di Little Big Horn. Ma lui non era il Little Big Horn. Non è morto neppure lì. No, nemmeno lì. E io ho visto le fotografie che lui, di una certa età, a inizio Novecento ovviamente, era lì in divisa di militare in pensione, che raccontava le sue cose. Italiano? Lui era italiano, era un nobile italiano, che però aveva sposato, vedi caso, un inglese. Allora, torniamo ancora a noi sulla questione di Trump. Dunque, Trump non se lo aspettava. Oh, ovviamente questa è la mia tesi, e poi qualcuno, se vuole, può contestarla. Trump non se l'aspettava, ma i servizi segreti, sì, se i servizi segreti sono in gamba, perché ci sono anche i servizi segreti che non capiscono un caso, ma è molto difficile, sapevano perfettamente, come dimostrato dalla cronaca, perché sui primi... I primi momenti dopo l'attentato c'è stato un tale che ha parlato alla televisione, ha detto: io l'ho detto, c'è un tipo, c'è uno là. Un gap di 3 minuti c'è stato. C'è uno là e nessuno se l'è filato. Allora i servizi segreti lo sapevano. Trump no, se no non sarebbe stato lì. Quindi i servizi segreti hanno lasciato che l'attentato avvenisse, hanno subito fatto fuori l'attentatore, come, e questa è la cosa da più prassi. Come da prassi. In questo modo Trump è sempre sistematicamente ricattato. Capra e cavoli. I servizi hanno preso capra e cavoli. Esattamente. Quindi il potere resta sempre quello occulto dello Stato, perché possiamo dire quello che vogliamo di Trump, ma Trump è un uomo che non fa parte dei servizi segreti, potrebbe essere anche amico di qualcuno di questi, no? Però questo non esaurisce l'argomento, perché l'argomento è molto più semplice e banale. I servizi segreti stanno al servizio dello Stato, come è sempre successo, ma soprattutto dei poteri occulti dello Stato. Certo, ecco perché parliamo di coincidenze e di esoterismo, è tutto qui il discorso, se no non prendevamo questa faccenda. Quindi Trump è adesso ostaggio dei servizi segreti. Perché ostaggio? Perché comunque lui da una parte è debitore, mica tanto, perché quel tiratore... Ma dall'altra sa che potrebbe non essere più assistito dall'intervista. Ma fino a un certo punto, perché
il tiratore, la, oh, calcolate che è una cosa importantissima, che quando uno è emozionato il fucile oscilla così, quindi bisogna avere i nervi saldissimi e deve essere una persona selezionata. Se non sei selezionata, le braccia ti oscillano così. E tu invece hai sparato e hai preso Trump all'orecchio. Passava un centimetro e mezzo più vicino e Trump ce l'aveva. E questo mi ricorda un personaggio di un grande scrittore spagnolo, Mallorquí. Il personaggio si chiamava El Coyote, ambientato nella California del Far West. Mi sa che l'ho visto un film io. Anche quello, il film El Coyote. El Coyote è lobo, perché il coyote è un lobo, cioè un cane, è un lupo. È un lupo. E cosa faceva il coyote? Con la pistola, mentre Zorro faceva uno zero sulla fronte, e il coyote con la pistola toglieva un lobo dall'orecchio del nemico. Il lobo. E il lobo, importantissimo ricordare questa cosa, perché è importantissimo. Le cose non avvengono mai per caso. Oh, dico questo perché se vogliamo trasportare la faccenda dall'America all'Italia, vediamo che i servizi segreti d'Italia entrano dappertutto e comunque. Basta pensare al caso Moro, no? Dice, ma qui si sono inventati. No, non si sono inventati niente. Il caso Moro, tutto quello che è uscito, è vero. E i servizi segreti sono implicati al 150%, perché nessuno può pensare che i servizi segreti non sapessero. Ne abbiamo parlato tante volte. Appunto. Sapevano perfettamente tutto. Esattamente. Era al corrente fin dal primo minuto. Esattamente. E questo è scritto tutto qui, è scritto qua. Esoterismo e politica, c'è scritto qui. Le interconnessioni che prescindono, attenzione, dall'aspetto superficialmente politico. Certo che Moro ha fatto la fine di Kennedy. Perché? Perché voleva sganciare la moneta lira, come Kennedy. No, l'ha fatto. Dal dollaro. Non è che l'ha sganciato, sì, l'ha fatto. Sì, l'ha fatto nei fatti con quelle 500 lire d'argento. E qui parla anche di questo. D'argento e quelle di carta. Certo. Qui parla anche di queste cose, dell'importanza delle 500 e della differenza che c'è tra la situazione attuale o precedente e la situazione che aveva voluto Moro con il concorso di altri. E questo è tutto qui, capito? Allora, quando noi sentiamo parlare, no, di queste cose, possiamo anche farci una risata sopra, ma in realtà non è vero. Perché qui, in questo libro, si parla anche di Prodi e del giro di Prodi. La coincidenza dell'appartenenza all'università inglesi. Esatto, esattamente. Quindi ci sono tutte queste cose, sono molto, molto importanti. L'aspetto, ad esempio, di Prodi che viene a sapere qualche cosa, no? Che è veramente interessante. Vorrei leggere vediamo e soprattutto, e diciamolo anche perché è importantissimo, l'aspetto vaticanesco, perché se andiamo a vedere nei retroscena di tutte queste cose ci entra in maniera perfetta anche il Vaticano.
Ieri sera hanno fatto vedere un bel lungo servizio su Matteo Ricci. Sì. Dove però l'aspetto più importante del come è riuscito a inserirsi nella intelligenza e nella corte imperiale cinese, da buon gesuita, non lo dicono mai. Certo. Non hanno minimamente anticipato niente. Si facevano passare per mandarini tutti gli credevano. Sì. No, lui poi l'hanno nominato mandarino. Sì, certo, dopo. Sì. Andavano in giro vestiti da mandarini. Sì, sì. E chissà chi sono oggi i gesuiti, ricordiamocelo bene. Le mani dei gesuiti sul Parlamento europeo. Andate a vedere se riuscite a tirar fuori. Ma voglio farvi leggere un... Le origini gesuitiche già da Napoleone in poi erano chiare. Certo. E l'intenzione di creare un'Europa controllata dai gesuiti era loro. Intanto la prima tappa era l'Italia, poi l'Europa e poi il resto del mondo. Certamente. Parliamo di Lenin. Se ne vantò pubblicamente e dedotto dalla celebre frase del Che fare sarebbe da ingenui per noi socialdemocratici, è la frase di Lenin, perché Lenin riteneva di essere socialdemocratico, temere di essere accusati di voler creare un'organizzazione cospiratoria. Se c'è uno che ha organizzato mille e questo è erede di San Paolo, no, che si chiamava Lenin. Tale accusa sarebbe lusinghiera. Basta notare il termine socialdemocratici per capire che Lenin si riferiva alle condizioni in cui operare nella Russia autocratica senza libertà politiche e civili. In generale, la descrizione di Pipes è del tutto arbitraria. Marx e Lenin non pensavano ai capitalisti come congiuranti, bensì a una classe sociale egemone. Allora sono loro, attenzione, che hanno pensato certe cose, certe modalità comportamentali. L'esposizione di Pipes e di Annan in Secret Societies, edizioni lingua inglese Ott Reinhardt, 1967, dei bolscevichi come una società segreta, mi pare illuminante non della realtà, ma di quel rapporto tra cultura politica e cultura esoterica e sul ruolo del segreto presente anche nel pensiero liberal-democratico occidentale, che noi facciamo coincidere con la massoneria, perché se noi parliamo pensiero liberal-democratico occidentale che favorisce il segreto, il pensiero vola subito all'organizzazione segreta per eccellenza che è la massoneria, di cui si è parlato nei precedenti capitoli, quarto e quinto. Il testo di Daniel Pipes, scritto all'inizio del millennio, ci è utile in questo senso come lettura del leninismo in chiave esoterica, così come in questa chiave lo avevano letto Besançon e Bettiza. Bettiza è stato un grande giornalista del Corriere della Sera. Mi ricordo. E poi passato assieme a Montanelli al Giornale. Mi ricordo. In termini di ascendenze gnostiche, e qui entriamo anche con lo gnosticismo, perché lo gnosticismo, con tutti i suoi segreti, è all'origine della nascita del cristianesimo e anche, tra le altre cose, del bolscevismo. Ecco dove arrivano, no? Clemente VII dei Medici era gnostico. Certo. Da Papa. Certo. Possiamo così riprendere Monsignor Nilica,
col quale la vicenda sovietica si conclude, così come con Lenin era iniziata. Si è detto che il crollo dell'URSS non è dipeso da liturgie magiche, ma da una sconfitta sul terreno socio-economico e politico. Ma Monsignor Nidica ci è utile anche per un'altra ragione, appunto per il rapporto tra esoterismo cristiano e Vaticano, che si intreccia con la compresenza già riscontrata in altri contesti di un altro segreto, quello dei sistemi di intelligence e impegnati nello spionaggio. Attenzione, quando appare una maggior parte dei gesuiti erano messi del Papa ed erano per la maggior parte facenti parte dei servizi segreti dei Vaticani. Ma certo, e c'è scritto. Queste cose dobbiamo sapere, perché quando parliamo del Vaticano e della politica del Vaticano, il 95% delle persone pensano al pretonzolo parrocchiale che non conta niente, che non c'è. È vero che deve riferire, ma per il resto non conta niente. Il segreto è da altre parti, come vi ho detto prima. Quanti dei politici che oggi sono parlamentari europei sono in realtà dei personaggi che fanno parte delle organizzazioni cosiddette cattoliche, a cominciare dall'Opus Dei? Nessuno vi ha mai detto chi è un personaggio dell'Opus Dei, dei tanti che stanno al Parlamento europeo. Dicelo. No, io non lo so, perché non l'hanno detto. Però noi sappiamo che ci sono. In un'ampia e documentata storia dei servizi segreti della Santa Sede, scritta da Eric Frattini, tutti i libri che io ho, si trovano queste informazioni. Il 23 settembre 1978 il capo delle spie papali comunicò al sommo pontefice che un oscuro personaggio si muoveva negli ambienti finanziari del Vaticano. Si trattava dello slovacco Monsignor Pavel Nidica. Alcuni sostengono che era Nidica a informare dello IOR l'entità, ma questa ipotesi non ha mai trovato conferma. E che conferma gli doveva dare? Chi gliela dava la conferma? L'entità è denominazione con la quale sono conosciuti i servizi segreti vaticani. Più avanti si apprende. Nel 1988 iniziò il processo per l'assassinio di Roberto Calvi. Nel 1993 furono condannati per complicità il vescovo Monsignor Pavel Nidica, membro di rilievo dell'entità e persona di fiducia del Papa, Flavio Carboni e Giulio Lena. Leopold Ledl era un ex macellaio implicato in diversi affari fraudolenti del Vaticano, che aveva realizzato strane operazioni per l'entità. Ledl doveva procurare per qualcuno dentro il Vaticano titoli falsificati per il valore di $1 miliardo. Ti dice qualcosa? Sì. Dillo agli amici. Allora, questi buoni interbancari altro non sono che delle cambiali, le pagherò a scadenza, che le banche si scambiano tra di loro. Una di queste volte li abbiamo beccati col sorso in bocca.
li abbiamo, noi no. Vabbè, la Guardia di Finanza l'ha beccato di Sorcio in bocca. La più grande cattura di titoli interbancari è avvenuta a Chiasso, nella valigia diplomatica del cognato del ministro del tesoro giapponese, il 4 giugno del 2009. Qui ieri praticamente. Ma andiamo avanti nella lettura. Hanno trovato 134 miliardi e mezzo di dollari in titoli interbancari. Questi qua, l'operazione che dovevano fare qui. Doveva fare da intermediario tra il Vaticano e la mafia statunitense per collocare i titoli in borsa. L'operazione era diretta in Vaticano da Monsignor Marvel Marcinkus, in persona. Alla fine Monsignor Pavel Nidica, questo sempre in onore di Gesù, per amore di Gesù, Monsignor Pavel Nidica mise in guardia Marcinkus dal rischio che comportava collocare nei mercati finanziari una tale quantità di titoli falsi. Oh, Nili che gli ha detto stai attento. I titoli non sono mai falsi, oltretutto. O sono tutti falsi o non sono mai falsi. È naturale. A beato chi ci crede, come l'apparizione della Madonna. Se fossero stati scoperti, avrebbero dovuto affrontare il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Guarda, immagini. Ladro più, ladro più, più. Appunto. Vabbè, ma volevano spartire. Gente, certo, avrebbero. Gente. E Nilica ricordò a Marcinkus la sua cittadinanza americana. Beh, Marcinkus in galera ci finiva, poi magari finiva anche suicidato. Se Reagan vuole, ora tenete presente che la polizia italiana non ha potuto arrestare Marcinkus per una ragione. Era cittadino americano. Eh? Era cittadino americano. No. No. Non lo so. Non lo so. Fu il Papa Benedetto, no, Benedetto. Paolo II. No, Paolo, come si chiama? Oh, non mi viene il nome. Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, che diede. Wojtyła. Esattamente, che aveva dato a Marcinkus un particolare titolo che era legato all'appartenenza di Marcinkus all'Opus, per cui Marcinkus non poteva essere arrestato. Capito? Dice Nilica a Marcinkus, se Reagan vuole può chiedere al Santo Padre la sua estradizione. Spiegò l'oscuro agente dell'entità a Marcinkus. Ma siccome Reagan se l'è guardato bene, no? Dal chiedere l'estradizione. Gli hanno fatto l'attentato per me. Ecco che arriva la deduzione. Ecco lì la deduzione. Gli ha detto bene pure a lui. Cioè, Monsignor Nidica non era un oscuro agente. Diversamente da Frattini, esperto di spionaggio, ma che non si occupa di esoterismo, noi sappiamo che era un esperto di riti di consacrazione propri dell'esoterismo cristiano. Il pontefice lo aveva fatto liberare dalle prigioni comuniste. Vedi cosa fanno i pontefici? Fanno liberare gli agenti segreti dalle prigioni comuniste. E si può essere. Avrà fatto uno scambio come si fa solitamente in questi casi. E se può essere normale trovarne il nome in un testo sui servizi segreti vaticani, è certamente più sorprendente
rinvenirlo in atti giudiziari relativi alla celebre banda della Magana. Esatto. Vogliamo dire qualcosa? Tanto, vogliamo aggiungere anche se lo diciamo, da un orecchio entra dall'altro esce. Sì, vabbè, no, qualcuno percepisce. Sì. L'uno e due. Ci ho avuto la prova stamattina. Stavo dal barbiere, ho cominciato, ma il barbiere sa che mi occupo queste cose, sì. Ma mi ha provocato, e io ho cominciato a parlare e ci ho avuto subito un applauso, sì, da parte degli altri che stavano lì, al barbiere a aspettare il turno. Ma la gente è sensibile, se vogliono farsi dire queste cose. Finalmente. Sì. La gente ha capito che è tutta una fandonia, è tutta una montatura. Esatto, ma proseguo ancora perché questo è bellissimo. Questi atti e il riferimento a Monsignor Nilica si collocano in un quadro tra i più oscuri della recente storia italiana, perché gli altri erano chiari, che comprende anche rapporti mai chiariti tra questa banda criminale e i servizi segreti. Ma insomma, te lo dicono, te lo riferiscono. Ti dicono che la banda della Magliana agiva per conto del Vaticano. E dici un cazzo di solo. Non solo, ma quel delinquente... Non è che ti fanno mettere la tomba dentro una chiesa delle, sì, di quelle del più importante Santa di Roma. Apollinare, è una delle più importanti. Sì, Santa Apollinare. Quando chiesero, adesso l'hanno levato comunque, quando chiesero al parroco di Santa Apollinare per quale ragione avevano messo il finanziere, non l'economista, il cassiere della banca, della banda della Magliana in una chiesa, il parroco ha detto perché la chiesa mette... La chiesa accoglie. No, chi gli ha fatto dei favori? L'ha detto chiaramente, la chiesa mette, fa seppellire nelle proprie chiese chi ha fatto favori alla chiesa stessa. Uno dei capi della banda, Danilo Abbruciati, ha avuto rapporti con i servizi segreti, come emerge dalla frequentazione con Pazienza all'epoca del sismi. Ma scusate, lo vogliamo capire o no? E tu pensi, allora, a proposito di Pazienza, e tu pensi che Speranza non ci abbia avuto rapporti con... No, lui è legato a Speranza, è un delinquente. Alla chiesa. Sì, Speranza è un delinquente che dipende dall'Inghilterra, lo sanno tutti, eh? Se no non lo facevano ministro della sanità. Della frequentazione con Pazienza all'epoca del sismi e con Giancarlo Paoletti e Mario Fabbri, rispettivamente vice e capo del centro Roma del SISDE. Ora, in linea di massima, come meccanismo di comunicazione, è ovvio, no? Se tu sei uno dei servizi segreti che ha 100 orecchie, è evidente che i legami ce l'hai con tutti. Però questo fatto urta contro questo elemento di segretezza e di falsità che viene detto agli italiani. Il capo più noto, Enrico De Pedis, renatino, ha pure avuto contatti con servizi segreti italiani. La sua notorietà è anche dovuta al fatto di essere coinvolto nel misterioso rapimento di Emanuela Orlandi e che, ucciso in un regolamento di conti della malavita, è stato seppellito nella prestigiosa chiesa di Santa Apollinare, quello che sta vicino a Capodifiore, riservata ai benemeriti per cristianità della vita.
Ma dipende se era cristiano. Donava ai poveri, ovvero sì, al Vaticano, le sue ricchezze. È in questi atti giudiziari che Monsignor Nilica compare in una testimonianza, eccone un altro, di Flavio Carboni, il sardegnolo, che era anche amico di Berlusconi, vedi che stranezza. Nel 1986-87 conobbi Vittorio Pascucci, che mi venne presentato come persona in grado di procurare forti finanziamenti. Il Pascucci, all'inizio dei nostri rapporti, mi scontò alcuni assegni ricevuti da Monsignor Nilica per alcune centinaia di milioni di lire. Mi scontò alcuni segni, 10.000 lire, 20.000, no, centinaia di milioni. Si trattava di uno sconto a brevissimo termine, in quanto gli assegni sarebbero stati esigibili dopo qualche settimana. Poiché gli assegni non furono onorati dal traente, sanai l'intero rapporto con la cessione di un ettaro circa di terreno nel comune di Golfo Aranci. Me la ricordo sta storia. Me la ricordo sta storia. Non poteva che passare da Golfo Aranci, che dici tu? Ancora nel febbraio 2010, in titoli e sottotitoli di un'inchiesta giornalistica, si legge: finanza sporca e omicidi, così torna a colpire la banda della Magliana. Tra la storia di 20 anni fa e quella di oggi esistono significative ricorrenze di metodo. Questa è la Repubblica del 4 febbraio. E nello scandalo della truffa Fastweb Telecom, Oh, di quello non abbiamo mai parlato, ma io ho qualcosa da dire, ma di molto serio, perché io lavoravo con loro. E appunto. Lo so, sono al corrente di alcune cose. Lo diremo al momento opportuno, se non ci sparano prima. E dell'elezione del senatore Nicola Di Girolamo, che mi sa che è parente di quella Nunzia Di Girolamo. È quella. Che è stata. È quella, è quella. Sarà figlia. No, no, che figlia? Questo è Nicola, è un uomo questo. Ah, vabbè. Il senatore Nicola Di Girolamo. È la figlia, Lei è la figlia. Che sta sempre in televisione. No, non è che. Sava, adesso no. No, come? L'ho vista oggi pomeriggio. Boh, vabbè. Eh? Non l'ho più vista da un po' di tempo. Come no? È stata in diretta. Vabbè. È quella che stava parlando dell'omicidio di Rimini. Non lo sapevo, vabbè. Ritorna il nome di Antonio Di Zillo, uno dei due killer di Renatino De Pedis, di cui tanto si parla per la tomba nella cripta della chiesa di Sant'Apollinare. La Repubblica, 25 febbraio 2010. Ma io penso che sia più che sufficiente quello che abbiamo. No, c'è un'altra cosa che va detta. Attenzione, questo è molto importante. Perché è all'origine del cristianesimo. Stai attento. Che nasce tutto lì. Ma la mega truffa millenaria. Bimillenaria. Cioè. Chi ha inventato il cristianesimo? C'è scritto qui. E perché hanno ammazzato i pazzi? C'è scritto qui. 5 righe. Ma una riflessione sui rapporti tra l'esoterismo cristiano e le vicende politiche
nel quadro di relazioni di ampio respiro tra cultura esoterica e cultura politica, non può prendere le mosse da Clemente Alessandrino, studioso di Platone e da un grande della filosofia patristica quale Agostino, vescovo di Ippona, per culminare in una storia di spioni e di finanzieri d'assalto. Che Sant'Agostino aveva due figli, eh? Beh, certo. Non ci ascoltiamo mai. Sì, ma mica c'era l'obbligo della castità. Oh. No, non c'era, appunto. Non c'era. No, non c'era l'obbligo della castità. Questo l'hanno ma fatto... Ma perché prima non c'era e poi dopo c'era? Ah, è tutto lì il discorso. Oh. È un controllo sociale. Il controllo sociale, bravo. Ma la cosa importante è qui, Clemente Alessandrino. È Clemente Alessandrino che ha tra l'altro tra i responsabili della morte di Ipazia, ma il vero creatore Cirillo. Del cristianesimo. Cirillo. Il responsabile della morte di Ipazia. Cirillo direttamente, per la questione del figliuocque. Ma Clemente Alessandrino è un altro dei creatori del cristianesimo assieme a Seneca, perché la filosofia del cristianesimo è la filosofia di Seneca. E Seneca era Alessandria, nella scuola di Alessandria. Certo. Vedremo dunque nel prossimo capitolo come i rapporti tra questo esoterismo cristiano e vicende. Ma era uno studente di Ipazia, Seneca? No, era un maestro lui. Forse. È la filosofia di Seneca che ha lasciato il segno. E sono stati gli allievi di Seneca, perché noi vediamo che nel pensiero di Seneca ci vedi proprio delineato la religione cristiana. C'è scritto tutto, anche la visione del futuro, anche la visione dell'aldilà, anche le riflessioni di carattere etico. Il cristianesimo nasce dal pensiero di Seneca, che aveva studiato alla Università Alessandrina, la quale Università Alessandrina era stata la sintesi del pensiero greco, perché nella Università Alessandrina c'erano anche quelli che insegnavano il pensiero di Aristotele, c'erano anche quelli che insegnavano il pensiero di tutti gli altri grandi pensatori della Grecia, classica, ricordiamocelo bene. Ma la grande sintesi l'ha fatta a Seneca. E poi di lì ci sono stati gli inventori del cristianesimo, uno dei quali è stato appunto Clemente Alessandrino. Ripeto questa lettura. Vedremo dunque nel prossimo capitolo come i rapporti tra questo esoterismo cristiano e vicende politiche possono essere indagati in un contesto di grande rilievo nella politica anche attuale, quale il difficile processo di costruzione dell'unità europea. Qui in altre pagine illustra in maniera esemplare quali sono stati i movimenti sotterranei che hanno dato origine all'unità europea e di cui noi abbiamo parlato più di una volta parlando di un libro che io ho scritto da Rumor, dal nipote dell'uomo politico Rumor, il quale tratta tutte le trattative che furono in retroscena dell'Unione Europea sulla base degli appunti dello zio Mariano Rumor, che è stato per lungo tempo, oltre ad aver trafficato in questo e in quello, è stato per lungo tempo capo del governo italiano. Ai tempi delle stragi, perché il capo del governo Rumor era ai tempi della strage di Piazza della Loggia e della strage della Banca dell'Agricoltura a Milano. Piazza Fontana.
di Piazza Fontana. Vi incontreremo di nuovo De Gaulle e anche un Monsignor Montini, che col nome di Paolo VI sarebbe divenuto uno dei pontefici più tormentati della storia recente. Basti pensare alla sua preoccupazione per l'espansione del comunismo e alla sua sofferenza per la vita in pericolo di Moro, che aveva conosciuto giovane studente, leader degli universitari cattolici. Più di così, Moro non solo voleva fare la rivoluzione economica finanziaria, ma era stato per lungo tempo il leader degli universitari cattolici. Ai tempi in cui... alternativa ad Andreotti, che anche lui era stato anche leader dei democratici studenti universitari. Montini per lungo tempo era stato l'assistente spirituale degli universitari cattolici. Ok, chiudiamo qui. Direi di sì, mi sembra che abbiamo tracciato so long, sempre so long. Laudetur priapus. Abbiamo tracciato un quadro che deve servire agli nostri amici. Comprate questi libri.